Siamo con Dino Ticli, autore di Fossili e Dinosauri per Lapis Edizioni. Fossili e Dinosauri, però vediamo qui un dinosauro che sputa fuoco, insomma, non è così scientifico. Ecco, allora il libro infatti si pone proprio questo scopo. Intanto mettere insieme, secondo me, le due cose più affascinanti che tante persone sono, di cui tante persone possono godere. La paleontologia da una parte, che è una materia decisamente affascinante, i fossili, gli stessi dinosauri che tanti film hanno ispirato oltretutto, e non per niente. E la mitologia, quindi dai ciclopi, ai grifoni, ai giganti, ai draghi, appunto, come quello a cui faceva riferimento. Allora, il tentativo del libro, spero riuscito, è stato quello di far capire ai bambini, insomma, perché poi è rivolto a bambini anche ragazzi, per la verità, far e se lo leggono gli adulti non va male, perché va sempre bene a qualsiasi età, credo. Far capire come tanti miti del passato, quelli che ho nominato e anche altri che sono citati nel libro, siano nati dalla scoperta di fossili, che sono stati però interpretati in modo fantastico, forse perché mancavano le conoscenze, forse anche perché la fantasia dell'uomo è sempre stata così proiettata verso, insomma, tante spiagge diverse, una dall'altra. Quindi un approccio, diciamo, di divulgazione scientifica per l'infanzia che prende sia il dinosauro che a un certo punto anche il mito, perché anche il mito ha una sua scientificità di ricerca, quantomeno. Certo, in effetti viene intervistato per esempio Omero, gli si chiede da dove è nato dove è nata la figura del ciclope. E lui dice: beh, io ho parlato di Polifemo, però è una tradizione che io ho preso, che già esisteva. E quindi già lo stesso Omero a suo tempo aveva fatto questa sorta di ricerca, quindi questa tradizione, che è una tradizione orale, lui l'ha trasformata in tradizione scritta. E da lì i ciclopi. E poi, quando si sono fatte certe scoperte in Sicilia, dove appunto vivevano i ciclopi, si è capito che forse, poi c'è sempre un punto di domanda in tutte queste interpretazioni, forse è nato dalla scoperta di fossili particolarissimi, che lì in Sicilia erano presenti e tuttora si trovano nelle grotte, eccetera. Quindi il fossile, l'osso ritrovato, che è un tirannosauro, è un drago per forza in Cina. Eh beh, un tirannosauro, se lo si guarda bene, non è molto diverso da uno dei draghi descritti nei libri di fantasy, insomma, non è molto diverso. Gli manca solo le ali, gli manca il fuoco, ma per il resto, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per essere un buon drago. Sì, poi dalla mitologia antica c'è anche quella moderna, i Godzilloni, prima del cinema di serie B giapponese, poi Colossal americani, quindi questo legame fra il dino drago, insomma. E qui viene, tra l'altro nel libro vengono citate anche appunto queste diciamo ripetizioni dei miti ai giorni nostri. Si parla proprio di King Kong, tra l'altro, e c'è un riferimento forse possibile. In effetti King Kong richiama i vari abominevoli uomini di cui adesso proprio ultimamente si dice che siano state trovate ancora delle orme, eccetera. Beh, insomma, un anno sì, un anno no, l'abominevole uomo salta sempre fuori. In America viene chiamato Bigfoot. Sì, Insomma, quello che va in alternanza. Cioè, quello delle nevi e gli anni dispari e Bigfoot e gli anni pari. anni pari, così è. Ecco, anche qui probabilmente c'è anche qui un'ispirazione da qualche scoperta paleontologica. In effetti in Cina, proprio in Cina, sono state trovate delle ossa gigantesche, di una scimmia gigantesca chiamata per questo Gigantopithecus, un parente alla lontana di noi uomini attuali, Sì, di Mike Tyson forse. forse di Mike Tyson, ma sicuramente di King Kong, viste le dimensioni. Sì, quindi un modo per suscitare la curiosità che è naturale nel bambino, nel ragazzo, e orientarla in maniera più scientifica e non farlo perdere completamente nel mito, senza però fargli perdere il gusto del mito. Senza fargli perdere il gusto del mito, ci mancherebbe altro. Anzi, io credo che le due cose, poi nel libro lo dico anche esplicitamente, lo faccio dire dal protagonista, che insomma è bello anche fantasticare, ma ci mancherebbe altro. La fantasia, cioè la scienza, non è che dice la fantasia da buttare via, al contrario. Anzi, secondo me un buono scienziato deve essere anche uno che si appassiona, un curioso, in qualche modo uno che sa anche fantasticare. E d'altra parte le ipotesi nascono anche da idee così, che sono le stesse, che hanno, voglio dire, la stessa origine anche delle idee fantastiche. Nello stesso luogo del cervello nascono. Anche che se non si fantasticava la terra era ancora piatta, insomma. Certo, chi lo sa. Signori, ringrazio Dino Ticli, Fossili e Dinosauri, Lapis Edizioni.